mettevamo tra noi, parlo per me, tra me e la mia famiglia almeno 300 chilometri, quindi poi facevo quello che volevo, no? Invece, però, poi, insomma, ci sono delle mediazioni che forse, forse queste mediazioni rendono oggi le nuove generazioni, rendono la vita più facile oggi alle nuove generazioni, più facile, più armoniosa, maggiore responsabilità anche, anche la legittimazione che c'è intorno, insomma, ci sono tanti aspetti anche positivi. C'è tanta ipocrisia magari anche. Non sei d'accordo? Pizzico di ipocrisia nei rapporti umani e credo sia normale. Può darsi. Prego. Io volevo dire una cosa, cioè appena mi a mente un libro di Umberto Sabba, non mi ricordo adesso quale fosse, non l'inizio del Novecento, in cui diceva che le persone vanno a dire prese singolarmente, è difficile che si rifiutano di conoscere un modo affettivo, un amore, un afflato. Per cui cioè, il problema fondamentale non è il singolo nelle società moderne, è il gruppo. Allora, una persona presa singolarmente in un'intervista in cui c'è un vissuto quotidiano alle spalle, in cui ci si riconosce, è difficile che questo poi si mostra ostile in un qualche modo, perché in un qualche modo il tuo vissuto è il suo e c'è un rispecchiamento nella cosa. Io dubito che non ci sia stato alcun riferimento alla sessualità delle persone stesse con cui parlavi, in cui loro stessi si vedono qualche cosa di se stessi nella cosa, perché non può non essere apparsa anche una cosa del genere per loro. E quindi da questo punto di vista, cioè, è vero quello che tu dici, mi rafforza ancora di più la cosa, la tesi, che le persone poi alla fine, appena uno cerca di guardare intorno le reti, le mediatrici sociali, poi alla fine appena va nel senso e vede il rapporto che c'è emotivo, tu con queste qua riesci effettivamente a liberarle, loro stesse danno un contributo. La cosa fondamentale è che il gruppo deve rispondere invece all'ideologia, al senso comune, alle altre cose del genere, quindi purtroppo c'è questa foresta, diciamo, un'altra dimensione. Ma questo qua anche dice anche il limite di queste cose, che sono soltanto da fare, ma la società poi alla fine è difficile che possa dire che secondo me almeno che cambia per quanto violazioni ci possono essere di coming out. Non so fino a che punto questo qua c'è o si possa considerare, perché se consideriamo questa parte qui è una parte grossa che funziona a macro livelli, alla fine è facile che nel corso del tempo, con ondate più o meno reazionarie, queste cose qua vengano a riempire. Certo, sempre a quel livello sociale, esterno, però insomma, trovo anche l'operazione, insomma, in ogni caso sempre difendibile, in ogni caso, ma i vissuti quotidiani li trovo sempre cioè, estremamente positivi da fare, c'è uno sforzo enorme nel metterli in piedi, ma ho sempre paura che la storia per la fine si rimagina, se non c'è un'altra operazione che è esterna, che è il collettivo, che è il gruppo che si batte per questo, che fa questa operazione. E questo mi viene in mente anche perché poi la società cosiddetta del nord, dove c'è questa cosiddetta liberazione in più su questa cosa qua, non penso che ci sia manco il livello di coming out che ho visto fare in questi libri in Italia. Cioè lì è passata semplicemente come se fosse un diritto acquisito, cioè ognuno può fare in fondo quello che gli vuole, ma non so fino a che punto questo tipo di risposta, di normalizzazione delle società del nord sono in effetti così sentite come sono sentite appena accadono ritmi come i tuoi oppure altre cose del genere in cui c'è il rapporto diretto. Però secondo me è verissimo, perché il rapporto personale poi deve diventare collettivo e però secondo me in parte la risposta te l'ha data pure lui prima, quando cioè poi il risultato effettivo, reale e positivo del coming out è quando l'altro si fa carico di questa cosa e la sente come sua. La madre, dopo il coming out del figlio, è diventata in qualche modo militante gay e quindi il suo gruppo, le sue amiche, le sue conoscenze, cioè lei fa pressione. Non so se mi spiego. E la stessa cosa, secondo me, sia pure in maniera meno visibile, io dicevo apparentemente meno visibile, ma una crescita di questo genere c'è anche nel padre e c'è anche negli altri.
Quindi questa, il coming out fatto privato, cioè che io lo dico a mia madre, mio padre, mio fratello, e rimane lì in famiglia, come diceva pure Andrea prima, cioè poi, come dire, rimane lì. Però il problema è che loro debbono confrontarsi con quello che tu sei veramente, non possono solo dire va bene, mio figlio è gay, quindi la loro immagine del gay, possono dire oh, poverino, possono dire soffrirà di più, possono dire questo qua, invece no, è un confronto quotidiano che influenza necessariamente anche il gruppo di cui fanno parte, credo, no? Quindi insomma, secondo me è importante, però è vero questo che dici tu, perché se no, se il coming out rimane a livello così personale, poi una reale liberazione c'è solo se interviene il collettivo, interviene l'insieme, interviene anche la cultura. Però il padre, io perché dicevo prima, il padre vive in fondo questa contraddizione? Perché probabilmente il padre vive un contesto culturale che è omofobo. E lui adesso, il padre, io credo che tuo padre stia facendo i conti con questa realtà, cioè che da una parte lui fa coming out pure con se stesso e ha una nuova idea di omosessualità dopo il coming out del figlio, e d'altra parte c'è un confronto con il gruppo di lavoro, di amici, di cose con cui si deve confrontare. Ma se vuoi, anche la differenza che tu giustamente esponi, anche quella che c'è tra la madre di Stefano e la madre di Mauro, che per tanti anni ha deciso di vivere questa cosa come una sua questione personale all'interno della famiglia, ritenendo nel marito, nel fratello, l'altro figlio, il fratello di Mauro, abbastanza forti da poter reggere questa notizia, e invitando sia lui che Stefano a fare una vita di gay molto riservata, di non dare scandalo, di non farlo vedere in pubblico. Quindi era quella dimensione di coming out che si rinchiude nella famiglia, non ne fa occasione invece di crescita anche collettiva. Quel passaggio è venuto anche con la madre di Mauro anni più tardi, sì, certo, confrontandosi con le esperienze, con le vite del figlio e del compagno, e mentre la madre di Stefano è riuscita a maturarlo probabilmente prima in qualche modo. Bene, ringraziamo. Allora, ringraziamo tutti. Stefano e Francesco.